Ciao a tutti e benvenuti in questo mio secondo video lezione in cui vi parlerò delle note in chiave di basso, detta anche chiave di fa, a riconoscerle, a leggerle sul spartito, sul pentagramma e anche sulla tastiera. Andremo a vedere appunto dove si posizionano. Per far ciò però vorrei collegarmi al video lezione numero 1 in cui vi parlavo appunto delle note nella chiave di violino, nel registro più acuto, partendo dal do centrale, verso destra, a riconoscerle anche sulla tastiera. E vi invito a vedere nuovamente il video se non l'avete fatto, lezione numero 1. Allora, partiamo appunto dal do centrale, che si trova qui prima dei due tasti neri, a seguire tutta la scala: do, re, mi, fa, sol, la, si, do, poi di nuovo re, mi, fa, sol, la, e poi a salire tutte le altre note, sempre in scala, a scala ascendente, verso il registro più acuto, cioè verso destra. Ok. Le stesse note, queste note, troveremo le note nelle righe, negli spazi, sempre in chiave di violino. Nel primo rigo appunto avremo il Mi, nel secondo rigo avremo il Sol, nel terzo rigo avremo il Re, il Si, scusate, il Si, nel quarto rigo il Re e nel quinto rigo il Fa. Negli spazi avremo il Fa, il La, il Do e il Mi. Ecco qui, l'insieme di righe e spazi appunto formano la scala. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Poi di nuovo Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do e così via. Vedete che più salgo più ho bisogno di tagli addizionali perché stiamo andando fuori dal pentagramma. Stessa cosa avviene per la chiave di basso. La chiave di basso sono queste note nel registro appunto basso, più grave. Dal Do centrale si scende man mano verso il registro più grave. Quindi, se noi dobbiamo scendere, siamo in chiave di violino, attenzione, guardate cosa succede. Il Si, abbiamo bisogno di un taglietto. Già per il Do avevamo bisogno di un taglio addizionale. Il Si, il taglio è sopra. Guardate, ve lo faccio notare. Vedete, Do e Si. Poi è sopra la testa della nota. Poi si scende sempre di più. Abbiamo un La e abbiamo due tagli per il La. Il Sol, il Fa, vedete quanti tagli? Più scendiamo e più abbiamo bisogno di tagli addizionali. Diventa un po' complicata la lettura se restiamo in chiave di violino. Ecco cosa serve la chiave. La chiave ci aiuta tantissimo nella lettura, a leggerla e nella scrittura anche, perché immaginate a scrivere con tutti questi tagli, ci va un po' in confusione la vista. Quindi, partiamo dalle note della chiave di basso. Come prima nota vorrei spiegarvi il Fa, perché è la nota in cui la chiave dà il nome a quella nota lì nello specifico. Fa che troviamo appunto qua, sul quarto rigo. Vedete che questa chiave è scritta come una C al contrario e ha due puntini? In mezzo a quei due puntini scorre la linea, la quarta riga, no? Del nostro pentagramma. Quindi da lì partiamo a dare il primo nome alla prima nota, la nota in cui appunto scorre questa linea qua, la quarta linea. Quarta linea che ripeto, a partire sempre dal basso, si contano le linee, sarebbe la seconda dall'alto, però le linee si contano sempre, gli spazi si contano sempre dal basso. Quindi di conseguenza questo Fa che si trova qua nel pianoforte, nello specifico, daremo il nome a tutte le altre note. Quindi prima del Fa appunto avremo il Mi, che si trova appunto nel terzo spazio, il Re, il Do, il Si, il La, il Sol e così via. È una scala discendente in questo caso, vedete che sto scendendo. E dal Fa invece possiamo, dal stesso Fa, possiamo salire. Sol, La, Si, Do. Do centrale scritto in chiave di basso. Vedete che anche il Do centrale della chiave di basso ha un tagliettino, ha un taglio addizionale. Proprio come nella chiave di violino, adesso ve lo suono, ve lo indico. Questo Do in chiave di violino è lo stesso Do che ho scritto in chiave di basso. È lo stesso. Sentite il suono come fa. Do. Eccolo qua. Do nella chiave di violino. È lo stesso suono. Suono identico. Quindi, di conseguenza, questa scala avremo delle note nelle righe, negli spazi. Andiamo a vederle nello specifico. Adesso vado a cancellare quello che ho appena fatto. Ok. Nello specifico avremo sulla prima riga un Sol. Questo Sol, con precisione. Il Si, il Re, il Fa, quarta riga Fa, che è lo stesso Fa della chiave, La e poi si va avanti, no? Si esce fuori dal pentagramma. Negli spazi avremo tutte le altre note che abbiamo saltato. La, Do,
mi, sol. Ecco le note nelle righe, negli spazi in chiave di basso. Prima riga, sol. Seconda riga, si. Terza riga, re. Quarta riga, fa. Quinta riga, la. Negli spazi avremo primo spazio, sempre partendo dal basso, la. Secondo spazio, do. Terzo spazio, mi. Quarto spazio, sol. Messe insieme formeremo la scala. Ma facciamo anche una scala partendo anche più in basso del pentagramma, eh? Quindi una scala che avremo bisogno per fare questa scala di almeno due tagli addizionali. Da questo do, re, mi, fa, sol. Ecco qui il primo sol della prima riga. La, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do centrale. Oh, scusate, piccolo errore, sono andato anche al re. Ecco qui, do centrale. Questo è il nostro punto d'incontro. Questo do è il punto d'incontro delle due chiavi. Il do centrale è scritto in chiave di violino e di basso, scusate, e il do centrale è scritto in chiave di violino e lo scrivo qua. Stessa nota, due posizioni un po' diverse. E di conseguenza avremo anche due letture diverse, perché se vi ricordate bene, come dicevo all'inizio di questo video, sul primo rigo in chiave di violino abbiamo un mi. Invece sul primo rigo in chiave di basso abbiamo un, scusate, eccolo qua, un bel sol. La lettura è diversa, si legge in modo diverso appunto per questo motivo e serve proprio per questa la chiave, per facilitare la nostra lettura. Bene, con questo video è tutto. Io vi ringrazio per la visione e vorrei chiudere questo video dicendo una cosa importante. Io sto facendo questi video tutorial per far sì che siano alla portata di tutti, ma non voglio sostituirmi a nessun insegnante, a nessuna scuola di musica e nessun professionista. Io faccio il musicista didatta per professione, facendo lezioni a domicilio, però questi video sono mirati per far avvicinare le persone che non hanno la minima idea di come si scriva la musica, di come si lega la musica, di come si suona, giusto per farla avvicinare, non in maniera professionale. Io potrei parlare tante ore su uno specifico argomento. Questi video sono proprio sintetizzati apposta per essere alla portata di tutti, essere anche facili da ascoltare e da mettere in pratica. Per cui vi chiedo se cortesemente potete condividere questi video che per me sono importanti, appunto potrebbero essere importanti anche a qualcuno. E niente, vi ringrazio, ciao e al prossimo video!